Oggi l'associazione La Fenicia Volontari nel Mondo ha portato i ragazzi dell'Istituto Comprensivo 26esimo in Briani, Sant'Alfonso Maria dei Liguori, a sostenere una seduta di consiglio comunale dei ragazzi. Il progetto che porta avanti l'associazione, che si chiama Le Vie della Legalità, prevede praticamente un intervento da parte dei ragazzi su quelle che sono le infrastrutture e i disagi della città. E con la campagna Dai il Buon Esempio, i ragazzi hanno praticamente fatto delle foto dove si immortalavano con dei cartelli su scritti delle loro frasi su quello che era per loro il dare il buon esempio per quanto riguardava la nostra città. E quindi lo divulgheranno attraverso il canale della scuola e le istituzioni. Allora, io sono Maria Capone, sono la dirigente dell'Istituto Comprensivo Embriani dei Liguori e queste giornate dedicate alla conoscenza delle istituzioni sono molto importanti per gli alunni perché avvicinano il semplice cittadino alle istituzioni e questo è fondamentale per noi e la collaborazione con le istituzioni che sono sempre presenti al nostro fianco. Infatti con il vicepresidente Fulvio Frezza abbiamo questo progetto molto importante di cui ora vi parlerà. Allora, noi stiamo seguendo questo progetto in collaborazione con la scuola, quindi istituzioni locali, istituzione scolastica con la collaborazione dell'Associazione La Fenicia Volontari nel Mondo, quindi il mondo anche del volontariato coinvolto in questo progetto di formazione al senso civico, di formazione alla cittadinanza attiva, alla partecipazione, diciamo, come con un coinvolgimento diretto nelle problematiche del territorio da parte dei ragazzi. Abbiamo scelto delle scuole dove ci sono sia ragazzi della quinta elementare che delle scuole medie affinché possano sposare questo principio, farlo proprio, trasferirlo sul territorio, alle famiglie, agli amici, perché solo in questo modo potremo avere un percorso di miglioramento della nostra città.